Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come fare degli ingranaggi o delle pulegge in maniera semplice, utilizzando un programma free. Il programma lo trovate in descrizione. Ok, procediamo. Allora, vi disegnate il dente base, vi prendete le misure e fate grossolanamente il disegno del dente base. Voi dovete considerare che, dato che sono così piccoli i denti, non è necessario rispettare tutti i raggi, come viene riportato nelle tabelle. Basta che fate una cosa che si avvicini in maniera comoda. Per dire, questa è una GT2, è il dente di una GT2, pulegge. Allora, questo raggio che io ho fatto da 2 mm, in realtà dovrebbe essere una prima parte a 3 mm e una seconda parte a 2 mm. Qui ci dovrebbe essere un raccordo, non so di quanto, ma siccome noi quando andiamo a stampare nel processo di conversione in STL e poi nella stampa c'è un arrotondamento generale delle misure, per cui non occorre essere precisi come nelle tabelle. E poi, una volta fatto questo, vediamo come metterlo su una ruota. Io qua ho già preparato una ruota. Selezionate tutto il dente. Sposta. Ora ve lo avvicinate alla curva. Ingrandite. Ve lo appoggiate alla curva, prendete qua e lo spostate al centro del cerchio, andate qui, c'è un flag crea serie, lo flaggate. Prendete questo, vedete, vi dà la freccia di rotazione e lo iniziate a ruotare. Vi muovete un po' per farne comparire un po'. Una volta che avete fatto così, qua avete il conteggio dei denti e altre misurazioni. Con il tab su tastiera potete shiftare tra i vari valori. Ora io qua devo mettere 40. Vi avvicinate e controllate che sia venuto decente. Allora, io ho messo 40 perché sto correggendo questo che ne ha 38. Quindi ho dovuto un attimo correggere il dente e quindi alla fine ce ne stanno due in più. Potete verificare la distanza tra i denti. Io direi che va bene. Seleziono questo cerchio e me lo rendo, che è un cerchio di costruzione, e ora lo posso estrudere. Facciamo 2 mm, ci facciamo un'altra prova e dopo
verrebbero salvate in settembre. Ok? Dopo tre tentativi falliti ne abbiamo trovato uno che funzionasse bene. E quindi abbiamo fatto la puleggia. Bene, spero che questo esempio vi aiuti. Alla prossima. Ciao.